Benvenuti su Penne Arruffate per un'altra puntata riunione di condominio. Quindi oggi abbiamo riunito una piccola compagnia per parlare dell'argomento di oggi, che ci viene spiegato dal nostro Andrea Lauro. Prego. Assolutamente sì, una puntata condominio, che è un format che abbiamo visto tira tantissimo, e quindi abbiamo cercato le menti più illustre per parlare di qualcosa che in realtà ci sarebbe poco da dire, ma abbiamo tante teste per dire quel poco che c'è da dire, appunto. Abbiamo Andrea Viscusi, il nostro esperto di fantascienza, abbiamo Matteo Mantoani, il serio, e Uberta, il nostro esperto birraio, e la nostra studiosa Deborah Dolci, e poi come al solito qua Andrea Lauro. Stasera parleremo di un argomento, abbiamo cercato di raccapezzarlo un po' all'ultimo, ma ci siamo assolutamente preparati al riguardo. Parliamo delle valutazioni. Valutazioni, parliamo di Goodreads, recensioni, parliamo di Amazon, un po' di tutto quello che c'è. Cosa ne pensate? Beh, allora, buonasera, grazie per essere venuto qui questa sera a parlare con noi. A presentare. Farei iniziare la nostra cara Deborah, che essendo lei molto, come già ci ha raccontato, è molto invischiata nella community di Goodreads, ci potrebbe dare, diciamo, un po' qual è la politica di Goodreads, o comunque nella parte di Goodreads in cui bazzica lei, riguardo appunto le votazioni, le recensioni, le stelline, quanto, perché si mette una stellina o perché se ne mette 5, quindi partendo da lì e poi ci agganciamo con quello che c'è. Beh, quindi intanto parliamo delle stelline. Sì. Le stelline non è scontato che siano legate ai libri. Le stelline, le stelle sono tante, uno dei sistemi milioni di milioni. Uno dei sistemi di valutazione più uno dei sempre. Sistemi di valutazione più diffusi, sia su, per esempio, su Amazon, ma anche su tutti gli store online, su, appunto, anche su Goodreads, di solito sono da 1 a 5 e sono molto più utilizzate rispetto allo scrivere proprio la recensione e parlare. Moltissimi lasciano le stelline, ma magari non scrivono niente. Poi scrivono un cazzo. Sì. Poi la grande differenza, esatto, sei stato sintetico, la grande differenza che accennavamo già in precedenza è che mentre Amazon e gli altri store, comunque c'è anche lasciare una valutazione al servizio, diciamo, cioè se è arrivato il pacco, se il file è ben fatto, eccetera, eccetera, di ebook, che ne so, Goodreads invece raccoglie valutazioni sul testo, sulla storia, quindi io lo preferisco perché intanto non trovi quello che dice l'ha scelto la professoressa di mia figlia e sicuramente è bello 5 stelle. Ma così tu, Deborah, magari... sai che una volta mio cognato ha ordinato, lui fa il fotografo, ha ordinato dei flash per macchina fotografica, gli è arrivato il pacchetto, quando l'ha aperto ha trovato dentro le siberine dei frigoriferi, avete preso una cosa tipo... Neanche il mattone, proprio le sibe. Dopo l'abbiamo usato, effettivamente, però. Magari hanno più utili dei flash. Ne sa. Sì. Li avete fotografati e venduti su eBay, presumo. Fantastico. E lì avrà lasciato una stella, probabilmente. Esatto. Hai flash, ma i siberini 5, perché erano perfetti. Raffreddano benissimo. E qui io vado subito nel, diciamo, nel clou del discorso, perché dai, tutti noi qua che siamo autori, autrici, no? Come rapportarsi con la valutazione delle opere degli altri? Cioè, voi che fate quando leggete e lasciate le famose stelline? Visto che uno non vuole litigare con... Io ho una domanda. Prima di passare a questa... alzo la mano. Io faccio un giro. Prima di passare a questo, Jeff Fitzherbert, Cioè, giustamente tu parli di... hai detto, mi fido di te anche perché mi hai spinto a scrivere a Goodreads, mi ci sto divertendo. Dici che le recensioni che leggiamo l'audio sono più reliable, più affidabili, però non è sempre così. Spesso ci sono recensioni anche piuttosto lunghe di libri che non sono stati manco completati. Vero. Capito? Cioè, gente che questo libro non l'ho finito, una stella mi fa schifo. Ok. Conta anche quello, secondo me, nella valutazione. Sì, no, ok, ma noi abbiamo discriminato Amazon da Goodreads solo perché Goodreads dovrebbe essere un poco più lettore friendly. In questo caso, però, è un non lettore che ha recensito.
è giusto credere anche quelle recensioni, secondo te, tenerle a mente, oppure saltare a più pari e vedere quelli che il libro hanno letto del tutto e ci hanno fatto un'analisi più approfondita? Perché quelle probabilmente sono molto simili a quelle che dicono l'ho ordinato perché a scuola mi hanno chiesto di farlo. O no? Però dire però che ha un'indicazione che fa cagare, no? Giustamente. È qualcosa sì. Comunque sul libro. Però è un giudizio incompleto. Capito? Quindi queste, già queste, le recensioni utenti spesso hanno questo questa falla, che non sono recensioni fatte, almeno non verificabili. Tu mi sai, di uno, mi sai di uno che si indispettisce quando trova quelle recensioni lì a metà, di la verità. Allora, io ho mollato un libro a metà che stavo menzionato su Goodreads, ma non l'ho recensito. Perché non l'avevo finito? Il libro è il capolavoro di merda, il treno è i 7 kg della scuola. Bravo. Ah, non l'hai finito? No! Ma se qui abbiamo... di cui abbiamo parlato in una puntata precedente e potete trovare il link qua da qualche parte. qui giù sto, sovrimpressione. No, su questa quanto cosa. Anni? Allora, però la domanda era stata rivolta a me, quindi rispondo. Esatto. Zitto. Permette, dottor. Non voglio voti però. Dunque, no, io le considero perché il nostro, cioè l'obiettivo di un autore dovrebbe essere quello di far arrivare la gente all'ultima pagina. Quindi se le persone si fermano è anche curioso sapere perché si fermano. Poi dopo incominci a capire i tipi di lettori. Cioè, se quello era completamente fuori target, intanto ti chiedi ma perché l'hai cominciato il libro, e lì potrebbe essere che la quarta di copertina è fuorviante, che è stato mal consigliato, che ne so, 100.000 cose. Però comunque è curioso. C'è è Pennac quello che dice che uno dei diritti del lettore è quello di abbandonare il libro. Come un romanzo. Del libro non gli piace. Io non lo faccio perché sono... psicotico. Lo so, io non riesco ad abbandonare i libri perché dico che un giudizio si dà alla fine, però se un libro soffro mentre lo leggo, cioè alla fine sono le prime 30-40 pagine che... mollalo lì. Poi mi immagino, dopo magari torniamo a parlare degli autori che ricevono queste recensioni, perché mi immagino l'autore che si trova una recensione a 2 stelle che dice ma non l'ha neanche finito questo qua, ma mi vuole proprio fare incazzare. E a me piace questa situazione, immagino. C'è gente che si incazza, beh. Sì, no? moltissimo. C'è la Mantovani adesso, però rispettiamo. Bravo. Rispetto. Io vorrei porvi una riflessione un momento, cioè dal punto di vista statistico esiste una cosa che si chiama bias. Che ho notato su Goodreads è che i libri che hanno valutazioni alte, cioè non so se questi di media, quelli che hanno tantissime valutazioni hanno 3, 4, 5 stellette, no? Hai una roba però frazionaria, 3,5, 4, qualcosa, che chi se ne frega. Scusate, allora, per mia nonna che ascolta sempre le puntate col podcast, bias nonna vuol dire il preconcetto praticamente, no? Perché, sì, io mi riallaccerei a quello che proprio su cui si basano queste recensioni qua, cioè quando è che uno recensisce qualcosa? Quando è arrivato alla fine? E quando è che è arrivato alla fine? 9 volte su 10 quando gli è piaciuto. E quindi la valutazione si basa su qualcosa che a prescindere è piaciuto. Oppure quando gli piace massacrare le cose. Esatto, anche quello. Ma, cioè, tu sei buono, Mantovani, tu sei una persona buona. Cosa ci fai con noi? Però... No, ma... Mantovani, è vero, perché tu la Gemisi non l'hai finita. O sì? Sì. E allora ti ha fatto pure cagare, quindi è sbagliato quello che hai detto. Ma io gli ho dato una valutazione alta su Goodreads. Vedete, è buono. È tutto a cazzo, perfetto. Quindi no. Gli hai dato una valutazione alta. Io lo capisco, perché dice... Ma sono come Fabio, come si chiama? Alessandro Borghese, ma sotto 3 stelle non do a niente. Ma magari io sono sbagliato, magari ha ragione lei, io passo immediatamente. È stata brava, va bene, ha scritto un libro, brava. Dai, almeno per premiare lo sforzo, dici tu. No, una volta solo ho dato una stellina su Goodreads ed era un libro che ho finito e mi ha fatto veramente schifo, ed era tipo il castello del canto di pietra, una cosa del genere. Quella Banks della cultura. Esatto, ha scritto anche tanti libri di narrativa un po' forti, insomma, thriller, schifezze. E ha scritto anche questo libro qua, che è Canto di Pietra, in cui c'è uno che abita in un castello durante una guerra finta, insomma, in un mondo alternativo, e lo massacrano, e gli massacrano il castello, eccetera. Due coglioni. Cioè, non mi è piaciuto per niente. E lì gli ho dato Scusa, quindi 2 stelle o 2 coglioni? Come...
la valutazione. No, una stella. Prima delle stelle ci sono i coglioni. L'ho anche recensito, eh. Io ho dato anche un bel... Ho anche motivato il perché. Ci ho messo una stella, c'è un bravo. Ecco, bravo. Che era questo ti fa onore. Cioè, però... Hai speso tempo. Fritz, io poi dopo vado a leggere, cioè preferisco le stelline accompagnate da commenti. Sì, però sono tutti più buoni. Solo il... Ma non è vero, ma c'è già la gente avvelenata, non è vero. Adesso, e poi, cioè di solito io vado sul rating dei details, come si dice, dove ti dice quante ce ne sono per ciascuno. Cioè non è che vado a guardare dove ci sono soltanto, che ne so, 10 recensioni, ma se ce ne sono, che ne so, 200... apro, è ancora peggio. Vedo la percentuale, vedo che ne so, il 34% 3 stelle, il 33% 4 stelle, e mi leggo qualcosa e mi faccio un po' un'idea su quello che pensano i lettori. Anche in base a quello che scrivono si capisce che cosa andavano a cercare. Cioè, se uno dice questo romanzo c'ha una costruzione eccezionale della trama e il world building di qua, eccetera, eccetera, personaggi piatti, 4 stelle. Beh, quello stava cercando l'ambientazione, che ce ne sono, fanno così. E tu puoi anche commentare i commenti, giusto? Sì, poi puoi commentare anche i commenti, ecco, quello è vero. Però comunque io mi trovo molto stretta con le stelline, volevo dire, in conclusione. Ne vorresti di più? Più sì, io infatti nei gruppi Goodreads dove sono c'è il sistema di valutazione, poi col file... col censimento dei romanzi, che è in base 10, cioè nel senso che puoi dare da 1 a 10. Un po' troppo impegnativo, però, forse, cioè nel senso sì, quello della fantascienza, no, ma in generale casual non è che si mette a fare una tabella, no, ma infatti quelli sono tutti lettori forti, quindi Posso andare a rompere le balle per quanto riguarda gli autori che si lamentano delle stelline? Allora, facciamo una piccola ricerca. Allora, se andiamo a vedere... Ho rubato gli occhiali a mia moglie. Se andiamo a vedere qual è il significato delle stelline su Goodreads, io ci ho aperto Goodreads in questo momento e vedo una stellina, I didn't like it. Non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto. Una stellina, era ok, it was ok. La 3, like it, mi è piaciuto. 4, really like it. 5, it was amazing. Ora, cari autori, ma nel momento in cui vi beccate 2 stelline e vi incazzate, vi hanno semplicemente detto che è ok, qual è il vostro problema? Cosa volete? Volete 5 stelline sempre? Volete... Ma vedi, it was amazing. Ma già lì è sbagliato. Pagano stelline gli autori americani. Abbiamo l'autore, ce l'abbiamo l'autore. Già lì è sbagliato, cioè sopra come i 2 reagisci? Va bene. Cioè, che senso ha? Dai, è una schifezza. Vado a mettere 2 stelline a chi sei tu. Dai. Vai, Andrea, voglio sapere Andrea come reagisce alle stelline. Io? Ma allora, in realtà io non ci... Ora sembra che faccio quello... No, allora, io sono... Me ne sbatto abbastanza... il cazzo! Sì, allora, io sono abbastanza contrario alle stelline anch'io in generale. Un tempo, all'inizio dell'internet, io frequentavo Anobi, ero lì sopra, mettevo tutto quello che avevo su Anobi, mettevo tutte le stelline. Poi quando Anobi ha sbarellato, perché insomma l'ha acquisito, mi sembra, Mondadori proprio, qualcosa del genere, allora ho abbandonato e non mi ci sono mai più rimesso. E da lì che girava indosso, tra l'altro, Anobi, se non ricordo sì, male. Sì, sì, infatti era una cosa, era diventato proprio intrattabile. E io da lì ho detto, vabbè, basta, ne posso fare a meno. E in effetti mi sono reso conto come il sistema delle stelline mi costringesse a fare... Ma sia dal lettore, ora non sto parlando, diciamo, da quello che riceve, ma da quello che commenta e che valuta, mi costringeva a partecipare a un meccanismo che secondo me non era positivo. Perché parlando principalmente di Amazon, lì le stelline, essendo Amazon un portale di vendita in realtà, e quindi le stelline sono anche quelle che ti fanno salire in classifica, e quindi cosa c'è? C'è le recensioni false, c'è le recensioni comprate, c'è il review bombing, dove ti mettono le stelline, ti mettono una stellina apposta per farti scendere. Quindi siccome è tutto un sistema che dalla valutazione hai anche il riscontro di vendita, allora è ovviamente un sistema corruttibile. E allora ho detto basta. Io infatti non ho mai fatto una recensione su Amazon, quindi ve lo dico, se ho letto il vostro libro, ascoltate la mia recensione e il mio voto, io non ve l'ho messo mai. Poi, non le guardo neanche nei miei spazi, tipo sul mio
antiquato blog, magari tutte le volte commento quello che leggo e do anche una valutazione. Però sono estraneo al sistema delle stelline, proprio per mia deontologia professionale, perché non voglio far parte del capitalismo e quindi mi sono tolto da quello. Sto ora andando. Mi dirà Deborah, ma allora vieni su Goodreads? No, non ci vengo su Goodreads perché è troppo da lettori forti. Cioè proprio quell'ansia che devi partecipare, devi... Quindi, certo. No, devi leggere 50 libri ma all'anno. Ma si può anche stare lì solo per archiviare il libro. Sappiamo benissimo che non è così. Sto guardando la pagina di Andrea Viscusi. Ma come Viscusi. No? Fizzi, la pagina la pagina autora di Andrea Viscusi su Goodreads, cioè non hai caricato neanche la tua foto, ma quanto sei spocchioso, ma guarda, adesso guardiamo quanto ti hanno dato, allora hai su Dimenticami, Trovami, Sognami, hai 3,99 di media, 67 ratings, Termine Merli 4,25, ma è ancora 20, pochi, ecco, pochi, sì. Ecco, esatto, andiamo a parlare anche di questo. In base al numero di recensioni e a quante 5 stelline hai, si riesce a capire se il pubblico hai cominciato, a seconda dell'opera che presenti, il pubblico l'hai già ampiamente sondato, oppure si è ancora nella fascia di quelli che ti conoscono, ma c'è ancora qualcuno da andare a vedere. Io quando vedo 5 recensioni a 5 stelle dico, vabbè, ok, è un autore che ancora deve essere conosciuto. Nulla di male, Deve arrivare al pubblico ancora, perché se sono pochi sono stati gli amici, la zia, la nonna, quelli che sanno usare il... Vabbè, ma è giusto, va bene così. Che sanno usare i social, ma è giusto, perché alla partenza il libro ci deve avere anche un pochino di... Dai, forza, coraggio. Vabbè, ma adesso vi faccio una provocazione. Allora, su Goodreads metti la Sophie Kinsella, lì la I Love Shopping, a 5 stelle di media, 4,5 stelle di media, e Guerra e Pace ne ha 3,5. Però I Love Shopping è fighissimo. Cioè, vabbè, anche io ho letto quello della Kinsella, non ho letto anche quello, Simon ho letto un segreto, scherzi. Ho letto La ragazza fantasma, non ho letto quello lì. Comunque, quattro e quattordici Guerra e Pace, non è vero che non... Vabbè, ma è per dire, ma è un 4,14 col 46% di 5 stelle. Volevi montare il caso, quali sono 137. No, ma è per dire, sono due opere che 5 stelle. Era per dire. Sono due cose che non comparabili. Non nominare Tolstoj in vano. No, ma sono cose comparabili queste, cioè guardando le stelline. Ma la scala di giudizio è diversa rispetto a chi valuta quella cosa. Cioè, nel esatto, senso, cioè nel chi senso... legge Guerra e Pace non è chi legge Sophie Kinsella. Esatto. Anche perché per Guerra e Pace entra il problema del fatto che fatto leggere obbligatoriamente, quindi questa scatena sempre l'avversione verso il romanzo. All'università. Poi Guerra e Pace sappiamo che è fantastico Guerra e Pace. L'hanno scritto tanto tempo fa, quindi avranno cominciato a recensirlo ancora inizio Novecento. Esatto. Quindi ha molte recensioni, le prime stelle sicuramente. Io mi ricordo il Goodreads del 1800 già ce l'aveva alle recensioni. No, ma è quello il tema, no? Secondo me, come si fa a mettere cioè 5 stelle da una parte, 5 stelle dall'altra, sono due cose completamente diverse, che cazzo vuol dire? Cioè, non devi guardare, si torna che ho ragione io, che non devi guardare il sistema. Ma infatti io sono d'accordo con te, bruciamole le stelle. Cioè, allora, tu vai bruciamo le stelle. Bruciano già, direi tu. Dai. Cerchi quello che è per te, cioè guardi intanto il pubblico di quel romanzo, e poi a parte il fatto che non è detto che chi legge Guerra e Pace lo legge Sophie Kinsella, perché io ho letto Guerra e Pace, che ne so, ho letto Il diavolo anch'io. Veste Prada, cioè, che so, due romanzi, però uno guarda il romanzo in base a quello per cui è nato, il pubblico a cui si rivolge, se fa bene il suo lavoro, il suo esistere, cioè Guerra e Pace deve fare il lavoro di Guerra e Pace e Il diavolo Veste Prada fa il suo lavoro, perché e all'interno della sua cerchia non avrebbe più senso dislocare queste 5 stelle in più categorie, cioè personaggi, ambientazioni, e dopo diventa davvero da lettori forti. Secondo me il problema è che 5 stelle non vuol dire che un romanzo è migliore di un altro, non sono stelle che comparano i romanzi, proprio perché i romanzi sono diversi uno dall'altro, come hai detto tu, Guerra e Pace o Sophie Kinsella, ma nell'ambito dei romanzi di Sophie Kinsella, quello è da 5 stelle, magari ne ha scritto un altro che fa un po' più cagare e ne ha presi 3. Questo è, ma non è che non serve a mettere sullo stesso piano romanzi diversi.
serve a darti un'idea che in quell'ambito quel romanzo ha preso tutte quelle valutazioni buone. E parlando di giudizi singoli, il romanzo che sono bastian contrario e che vado a vedere, non sono mai d'accordo. Ma noi ci piace, noi ci piace così. Se no non abbiamo, stiamo lì a parlare delle solite cose. Bravo, no, tu, diciamo bravo, tutti, bravo. Oh, bravo Andrea, che brava, esatto, cosa che hai detto, giusto? Bravo. E aggiungo, tu, a proposito, che non sei capitalista, russo, comunista. A proposito di ambito, è anche vero, tra l'altro, che probabilmente un romanzo che riesce a intercettare, tipo avete parlato di Sophie Kinsella, ok? Già vedendo la copertina uno si immagina di cosa può parlare, no? E quindi riesce già a focalizzare l'attenzione di quel pubblico che probabilmente metterà una recensione più alta rispetto a uno che non legge quella roba, che non comincia neanche a leggere, quindi non metterà neanche la valutazione. Bias. Probabilmente. Esatto. Ma non è un bias, è no, scegliere le cose che ti interessano. Sì, quindi, sì. Esatto. Il prova a leggere il giudizio è biased, però deriva da una scelta legittima. Però ci sono magari dei metodi di valutazione che sono un pochettino più universali. Per esempio, sì, aveva... far leggere tutto a tutti, però se permetti, io preferirei non dovermi leggere tutto. No, ma magari andare a ascoltare. Cioè, magari un altro tipo di valutazione, non improntato su quello che decide il pubblico, ma magari su quello che decide una schiera di persone che hanno studiato e che sono un pochettino più avvezze. Il premio strega. Ecco, mamma mia, lo stavo per dire, stavo perché pensando perché già studiato deve no, io volevo dire Rotten Tomatoes, volevo dire Rotten Tomatoes, ok, volevo dire... Anche, ci sono delle... anche su Rotten Tomatoes però c'è il giudizio tipo della critica pubblico, e il giudizio del pubblico, esatto, e non sempre coincidono. Ma a questo punto parliamo della critica. Siamo sicuri che la critica abbia tutta questa autorevolezza? Beh, li paghiamo per essere per avere li paghi tu, io non pago proprio nessuno. Ma sì, li paghiamo tutti, dai. Dai, dai. Tu hai le tue critiche da una parte. Però tu, vabbè, no, dai, abbiamo capito, su Rotten Tomatoes, Mulholland Drive di David Lynch a 5 stelle, a 100% di freschezza, mi ha fatto schifissimo, quindi dove cosa stiamo parlando? Perché chi ha messo quel 100% a tutti gli strumenti necessari per giudicare quel film un capolavoro? È diverso, perché giustamente tu non... Non tu, Matteo Padoani, si è messo bene in chiaro. Beh, dai, Ferrarese, adesso dai, esco dai, dalla tua TV che mi prende a schiaffi. Neanche a me è piaciuto Mulholland Drive, ma a me non piace nemmeno David Lynch in generale, perché è troppo sofisticato, come dire, si arrovela su se stesso. Ma chi l'ha visto che ha una concezione di quella che è la sua, il suo modo di fare cinema, ha definito quel film un capolavoro. Ma io li ho visti tutti, quelli di David Lynch, e a me fa schifo Mulholland Drive. E mi fa, mi piacciono quelli altri. Che ti posso dire? Ho capito, ho capito. È come per me Murakami. Cioè, Murakami, che è uno degli scrittori contemporanei più importanti, grandi, amati, ipervotati del mondo. Io ogni volta ci casco sempre, perché adesso sto leggendo... A me piace. Uno ho letto solo questo. Solo questo. La ragazza dello sempre, ma io lo detesto. Cioè, lo detesto. Vabbè, e c'è male, tutti gli male, strumenti per capire che è bravissimo. È bravissimo. Due stelle, it's ok. It's ok. It's ok, bravo. Esatto, per me Murakami è ok. Però, essendo, quindi... ricordiamoci che, tornando un attimo a Goodreads, è un social, quindi in realtà tu... cominci ad avere degli amichetti con i quali leggi i libri nei gruppi di lavoro, come ci ha insegnato la bravissima Debora in quella puntata che mettiamo questa qua su là. Facciamo un sacco di quando non sappiamo che cazzo dire aggiungiamo puntate che compaiono così. Stavamo dicendo che quindi i tuoi amichetti cominci a vedere che gusti hanno, quindi magari non ti fidi del rating generale, ma ti fidi della critica, del commento del tuo amichetto. E se quello che ha gusti simili ai tuoi, dici, cioè andare, esatto, a cercare qualcuno, esatto, che ha gusti simili ai tuoi, ma oppure uno che ha gusti simili ai miei, oppure uno che ha i gusti talmente diversi dai tuoi che dici, ah, gli ha fatto schifo, allora è un capolavoro. Cose del genere. Questo è più probabile che succeda. Oppure la stessa cosa che succede quando incominci a seguire i bookstagrammer e i booktuber, adesso ci sono anche i booktalker, giusto? Booktalker. Ma diventano perché vuoi di più, vuoi cercare qualcuno di cui ti fidi e non ti bastano le stelline, cioè a un certo punto quando incominci a leggere e cerchi veramente quello che ti piace, le stelline non ti bastano, sono i numeri, cioè una valutazione da 1 a 5, come fa a comprendere tutto quello che è un libro? Io le, esatto, trovo strettissime, infatti quando valuto, sono sempre in difficoltà, ultimamente non metto più valutazione a 1 stella. Ultimamente, e quindi ecco, per,
premiare. Okay. Matteo, cioè, ogni volta che uno dice una cosa su cui tu non sei d'accordo, non ti piace, tu dici bias. Ma che c'hai un bias pure tu, scusa. Bias? Buona mozza. A me piace, usiamola. Perché non metti più una stella? Qual è il ragionamento? Metto più una stella perché cerco di valutare più fattori rispetto a quelli che valutavo prima, ma scelgo un po' meglio. Ma se sono, nel senso, è un discorso che riesci a selezionare cose che non se la meritano, una stella, o perché cerchi qualcosa per giustificare il fatto di non mettere solo una stella? Allora, guarda, adesso ti guardo gli ultimi 25 libri che ho letto. No, no, ora no. Può essere anche che adesso ha scelto dei libri tali che, secondo suoi gusti, che non meritavano due stelle, meno di due. Ma infatti può darsi anche negli ultimi 25 libri che ho letto non ce n'è stato nessuno che se l'è meritata una stella sola. Questo perché ho scelto meglio. Però, tipo, per esempio, l'anno scorso l'ho messa. È che se metto una stella vuol dire che proprio il libro... Sei arrivata alla perde dappertutto, cioè personaggi, trama, idee, scrittura, stile, cioè per avere una stella vuol dire che non c'è una sola cosa che si salva. Se almeno una di queste cose si salvano, già è ok. Poi però scrivo la recensione e dico questo. Però okay, allora diciamo che c'è una lunga sfumatura tra uno sì, e due tra stelle. Uno e due c'è una lunga sfumatura che è nata da quando studio, faccio corsi, leggo, sogno di farlo anch'io perché mi ragiono su che cosa c'è stato prima, guardo più cose, eccetera, eccetera. Prima ero furiosa e basta, quindi una stella. Incattivita. E non ero consapevole però, no? Quello che diceva prima Matteo quando diceva che bisognerebbe avere persone che sono consapevoli, che valutano, adesso sono un pochino più consapevole di quello che c'è dietro la costruzione di una storia, quindi guardo più cose. Però non lo so, sono più attendibile di prima. Però allo stesso tempo probabilmente è più difficile che tu dia 5 stelle. Sì. Bravo, infatti do molte meno 5 stelle, esatto. Degli ultimi 25 libri ho dato 5 stelle, 23, 5 stelle. Due volte, vabbè, uno era la tregua di Primo Levi, quindi non conta. Ma scusa, non basterebbe avere, mi è piaciuto, sì, no, basta, due poli distinti. Questa era l'idea di Fagiolo, che però stasera non si è presentato perché voi avete capito cosa aveva detto. Io sto rubando Fagiolo, l'idea a tutti, non è che... No, ma fai bravo, bene, fai bene, sì, è giusto, è giusto. Diciamo che mi piace molto l'idea di Fagiolo, che non si è presentato, di mettere un pollice su o un pollice giù, addirittura togliere un pollice, mettere solo pollice su così, o niente. Quindi lo consiglio oppure non lo consiglio, è finita lì. Bravo Mantovani, mi piace molto la tua idea, la compro. Se dovessi fare questo dei 25 libri che ho letto, il pollice lo prenderebbero 5. Okay. Tutti senza monchi questi libri. Sì, perché comunque la scala di giudizio con le stelline o anche questioni voti comunque ti permette di fare un po', appunto, di stare un po' nel mezzo, no? Di dire ma sì, però, ok, dai. Invece sì o no? Ci perdo tempo o no su questa cosa? E lì devi essere molto più deciso se ti senti un po' responsabile verso gli altri, no? Perché io, per esempio, io no, forse non consiglierei di leggere nemmeno un libro a cui darei 3 stelle, per esempio. Stelle non è comunque un investimento che io sono sicuro di farti fare di tempo. Dalle 4 in su, ma io per dare 4 stelle comunque mi ce ne vuole. Quindi io probabilmente non consiglierei quasi nulla di quello che leggo, per esempio. Io tra l'altro c'è un'altra cosa ancora molto interessante che ho sentito da Gambarini, che però non è qua stasera, quindi qualcuno vuole arrogarsi questa bella trovata. Fitzherbert, mi sembra. La prendo io, sì, sono stato io in realtà. Fitzherbert mi ha fatto notare, Fitzherbert, che in realtà poi tu sei condizionato dalle stelle quando lo leggi, quindi se trovi tante stelle di valore alto e trovi un libro che magari gli avresti dato anche delle stelle di un certo numero, ma sei rimasto un po' pentito dall'errata scelta, allora tendi a abbassarlo e questo va a distribuire il totale delle stelle secondo una gaussiana, una e questo si chiama? È il problema dell'aspettativa, no? Bias. Quando pompano l'uscita di qualcosa tantissimo e poi ti ritrovi un prodotto normale che ti delude. Questo è, capito? Quello... E la delusione è
Ragione. È come, come se arrivi senza nessuna aspettativa, qualsiasi cosa potrebbe andare come bene, i vestiti nuovi dell'imperatore, no? Tutti vedono il re vestito e non puoi dire che il re è nudo, perché altrimenti sei l'unico stronzo, cioè, se tutti, questo è un best seller, piaciuto a tutti, e il codice da Vinci è piaciuto a tutti, a me ha fatto cagare, vuol dire che io sono il deficiente, no? Cioè, quindi... tipo, che ne so, la quinta stagione di Nora infatti io sono l'imbecille, no? No. Perché non mi... tu sei la voce fuori dal coro alla quale noi ci aggrappiamo sempre, perché la quinta stagione di cui abbiamo parlato, no, ma c'è senso, ma c'ha senso in realtà quello che tu dici sulla quinta stagione, sì. Matteo, c'ha senso, cioè le motivazioni per cui a te non è piaciuto sono tutte plausibili, soprattutto quelle stilistiche. No, ma parliamone, cioè, avevo detto che non parliamo. Ma mia, infatti mi ho dato una valutazione, mi sembra 3 stelle o 4, cioè mi era piaciuta, solo che non era quella roba da premiare lì con tutti quei casini che hanno fatto, aspettative, cioè, io avevo letto premio Hugo, premio questo, quell'altro, critici che si stracciano le vesti, tutta sta roba, e ho detto sarà quel capolavoro che mi cambia la vita, invece no, cioè, magari è quello il tema. Se invece l'avessi preso a scatola chiusa, magari tutto questo non sarebbe. Esatto, magari se me l'avessero venduto come Urania degli anni 80, magari ai mercati. L'ha influenzata al contrario. Quindi in realtà c'è questo meccanismo a retroazione per cui che si chiama di cui abbiamo parlato in questa puntata. Faremo una puntata sui bias sulla lettura, assolutamente la promettiamo, la promettiamo. Prossima volta senza Mantovani, come senza bias, sarebbe cattivissimo. Facciamo la voce registrata, magari dovremmo leggere i libri senza copertina, solo con un foglio senza bianco, già è difficile. Io ho un amico che legge molto, che lui non legge le quarte di copertina, neanche le prime righe, prende il libro, non e sa che c'è dentro. Anche il disegno della copertina, perché anche quello ti influenza. C'è la quarta l'edizione di copertina di coso del problema dei tre corpi, che spoiler il finale alla grande. Sì, ma sì, una roba incredibile quello, sì. Bene. Ma invece a voi capita di cambiare il giudizio delle stelline dopo un po' di tempo? Tipo a me capita di aver messo, che ne so, 4 stelline e dopo un mese ne metto 3. Ma anche a te è successo. È negativo. Io quando ne metto 2 mi chiama l'autore e mi dice perché mi hai messo 2 stelle. No, ho sbagliato e vado a mettere 5. È stato il gatto. Ti fanno un'offerta che non puoi rifiutare. Assolutamente, basta la minaccia. No, per carità. Ma a questo punto, dopo aver parlato di tutta sta roba, io vi chiedo: ma vi comprate ancora i libri a scatola chiusa o vi affidate sempre solo e comunque andate sempre a cercare le recensioni? No, io vado anche a scatola chiusa. No, io vado in biblioteca. Non compro più niente. Perché parlando solo di queste cose si distorce la prospettiva. No? Sembra quasi che chiunque vada a prendere un libro prima si va a vedere Goodreads, Amazon, Anobi. Come diceva Deborah prima, più che altro ho diciamo un mio gruppo di fiducia, di ma non un gruppo nel senso che abbiamo un gruppo su WhatsApp, nel senso delle persone di cui conosco più o meno. Esistono anche gruppi fisici. Sì, no, vabbè, per dire, non è che è un gruppo costituito, ma io ho una mia platea di riferimento che più o meno so che quello che loro leggono mi può interessare, o il loro metodo di giudizio è abbastanza allineato con il mio, e quindi quando tale persona dice cazzo ho letto questa roba bellissimo, mi viene il sospetto che possa piacere anche a me, quindi diciamo io, a parte le cose che magari cerco per conto mio, seguo un po' questo tipo di passaparola, possiamo dire, però passaparola selezionato, nel senso che passa da un filtro che io storicamente ho già costruito, perché so che queste persone per me sono un punto di riferimento. E dal fatto che non mi ricordo che tu abbia mai chiesto se mi piace un libro o no, capisco non di essere fuori da... Grazie, no, ma perché... una cosa che faccio è andare a leggere le recensioni su internet in blog di gente che so avere più o meno gusti miei. Vedi, tipo... torniamo lì. Sì, io blog uno solo, però. Quindi praticamente una profilazione volontaria è questa, a tutti gli effetti.
quello sì, che fa Google. E se non c'è lì, e se non c'è, se non è recensito, sono un po' nel... No, no, dai, lo leggo lo stesso. Cioè, non vado nel panico. Se non ho i soldi per comprarmi, non me lo compro. No, io, no? Un'altra cosa che faccio io, tra l'altro, che è... Io, perché appunto le stelline poi si usano un po' in tutti gli ambiti, no? Quindi se cerchi il ristorante vai su TripAdvisor e guardi le recensioni. Mm-hmm. Io in quel caso anche lì mi fido poco, allora vado a vedere proprio le recensioni con punteggio basso, stelle, quindi con uno o due stelle, per vedere che cosa non gli è piaciuto di quello lì. Di solito scopri che è gente che sono dei cacacazzo completi, che danno due stelle perché il tovagliolo non era appoggiato accanto. Allora dico, vabbè, cameriere guardava a sinistra mentre versava l'acqua. Se questi sono i problemi che ci sono in questo locale, a me va benissimo. E questa cosa un po', quando vado a guardare magari le recensioni, un pochino la tengo in considerazione. Cioè vado a vedere quelli che hanno detto che questa cosa fa schifo. Perché secondo loro fa schifo? Se sono dei motivi futili o se no, o sono delle cose che per me invece sono tollerabilissime, allora me ne frego. Perché in genere le recensioni negative secondo me sono più oneste di quelle positive. Magari sono più viscerali, però sono più immediate. Quindi nel senso, se io proprio ho sentito la necessità di dire questa roba fa schifo, probabilmente lo faccio con più passione di quello che dice, sì, ok. E allora vado a vedere più quello. Della serie, perché non è un review bombing. Vabbè, ma caso, anche quello si però conosce, si vede, cioè 250.000 recensioni negative, c'è qualcosa, sì, c'è un bias da qualche parte. Potresti fare, quindi la Jamison, che uno legge la Jamison, perché non ti è piaciuta la Jamison? È lo stile, il personaggio, che palle. Io per esempio non perdo tempo, se una cosa non mi è piaciuta, non è che magari faccio il post su Instagram oppure la recensione lunga su Goodreads, è quello, cioè fare una recensione mi costa tempo, ragionamento eccetera, quindi se lo faccio su un romanzo che voglio consigliare, che c'ha qualcosa di interessante, cioè se non dico niente vuol dire che non mi è piaciuto, anche perché leggendo tantissimi, tra 8 o 10 libri al mese, non li recensisco tutti, non li mando tutti. 8-10 perché... 10 libri al mese? Sì, tra 5 e 10. Uno ogni 3 giorni, ma... I silenzi della Dolce. Sono anche molto veloce. Quello sì, cioè. È un computer, cioè avuto, prendi il libro, lo metti nel cervello. Un inizio anno, ci ho avuto un 2022 un po' mosciarello, veramente, perché sto a 25, quindi sono... Ma porca mia. 25 diviso qua, di che è? Aprile? Mese 25 diviso. Ma quando leggi, cioè di notte, cioè, miseria. Anche, sì. Anche. No, quindi al di là vabbè di quanti libri leggo, però se non era quello il concetto, era più che altro, cioè recensire, valutare richiede tempo, invece la stellina è veloce, no? Quindi anche sì. A parte noi che siamo lettori forti o che ci interessa la narratologia, ci interessa consigliare bene, cioè in generale all'utente medio piace mettere la stellina, espresso la sua opinione, perché la nostra è la società delle opinioni e via. Cioè, non Deborah, preferisco. Tu comunque imbrogli, perché se io vado su Google e scrivo lettore forte, viene una persona che legge 10 libri all'anno. 12 libri 12, all'anno per lista. Non 50. Bisogna creare una nuova definizione. 50 è fortissimo. È la definizione, secondo il club degli editori, che deve fare la buona. Ma guardate che io, grazie appunto a Goodreads, no, e Lauro è testimone, io ho conosciuto gente. Che proprio, cioè io pensavo di leggere tanto, anche troppo pensavo, dovrei leggere un po' meno. Ho conosciuto della gente che non so che vero, fa. Vero. Non so ma facendo altro parte... fa ma nella sua vita. Ma è gente in pensione, magari. No, facendo parte dei gruppi di lettura, sei anche portato, perché è un sistema a punteggi, no? E più leggi la roba che leggono gli altri, prendi punti. Tipo come nei manga, gli esce il sangue dal naso. Vorrebbe una puntata solo su quello. No, è il problema della gamification, non esci fuori. Inizi da là, diventa un gioco di ruolo e devi accumulare livelli, magie, cose, non la finisci più. E muori. No, bisogna leggere se si ha voglia, dai, non ha senso altrimenti. No, beh, uno lo fa se si ha certo. Hai voglia di vincere, certamente. Esatto. No, dai, basta. Sì, no, sì. È che la partecipazione sì. Ah, dai, è così. La lettura è una roba da solitari, non è una roba da social, da gruppi, è una roba solitaria, uno deve sedersi sulla poltrona con il vino. Lauro sei impugnatissimo, ho cominciato l'anno che non aveva neanche capito le regole, ha fatto diversi errori. Stavo per uscire dal gruppo. Ho vinto.
No. Ho degli amici adesso, Mantuani. Ho degli amici, finalmente. Non voi quattro stronzi. Ce li ho degli amici adesso. Che ti odiano, vero? Finché non gli dirai che non sei riuscito a leggere 89 libri nella prima metà dell'anno, e allora finirà. Quest'anno che numero ti sei messo come soglia di lettura? Ho messo 55, perché però sono già 23, quindi alla grande. Ma vedi che lui, poi dite a me, vedi Lauro. Alla grande. Ma leggi i romanzetti da 100 pagine, scritti grandi. Anche tipo i libricini di poesie. Esatto. No, quelli non li metto dentro perché non mi sembra giusto. Non mi sembra corretto. La saga dei paperi. Dai, basta, mi sembra che abbiamo detto abbastanza. Siamo passati dalle stelle alle... facciamo un giro finale, tipo, ognuno dice un libro da una stella e un libro da 5 stelle. Dai, devo controllare. No, senza guardare, no, così. E non me ne ricordo, se no. Dai, comincia Mantuani. Ma perché io? Cioè, perché sei accanto a me, devi fare quindi si fa giù. Dai, facciamo due stelle vado io. Libro da una stella è l'enigma della stanza 603 di Joël Dicker. Madonna, l'ho abbandonata, che schifo. Esatto. Cioè, tu a che pagina l'hai abbandonata? Così pensa, vediamo che a un certo punto ho cominciato a leggere una riga sì, una riga no, tanto si capiva lo stesso. Anzi, capiva meglio. Perché mi avevano detto, da metà prende, vabbè, arriviamo a sta metà, arrivata a metà non prendeva, ha preso e buttato via. Ma manco un cellulare senza campo. Vero. Allora, io posso dire che ho dato due stelle a un mostro sacro della letteratura giapponese, Mishima, però era una raccolta di racconti scritti da lui quando aveva 15, 16, 17 anni. La foresta in fiore, io vi giuro ragazzi, per leggere 10 pagine ci ho messo 3 giorni, una roba... Provate. Ma l'hai a letto in giapponese? Esatto, lì c'è il bias della traduzione, attenzione. Bias. No, è una cosa illeggibile. E invece mi è... Ok, per fortuna si è tolto l'audio. Non capisco, non sento più. Non ti sentiamo più, Andrea. Non è uscito. Sei muto, non mi sentite più davvero? No, ah, no, adesso ora sì. Eccomi qua. Eravate arrivati dove? A Mishima. Mostro della letteratura. Invece mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto. Attenzione, volevo parlarne quasi in puntata. Ho detto, vabbè, questa è la puntata in cui ne parlo. Almeno portiamo qualche contenuto di valore. Allora, Requiem per un sogno. Ok, Requiem for a Dream, da cui hanno fatto il film. Allora. Il libro è tutto un wall of text senza segni di aperte e chiuse, palle, dai, già qua puoi smettere, dai. Tutto mischiato assieme, ma ragazzi, un libro della Madonna, gli ho dato 5 stelle, buttate Trip advisor, perché è un trip sto libro. mi ispira tipo Saramago, anche lui scrive più o meno così, no? Cioè, mi ricordo, ma... sì però Saramago si capisce meglio chi parla invece lì è tutto allora si capisce, e secondo me il suo bello è proprio che riesce a farlo capire nonostante sia tutto annegato in mezzo tra pensieri, azioni, opere, omissioni. Tutto assieme, ma chi è che l'ha scritto? Chi è l'autore? Mia colpa, mia. Non c'è scritto il nome, l'hanno omesso. Selby Junior Hubert, se non mi ricordo male, ma potrei sbagliarmi. Ha scritto solo quello? No, lui è un altro di quegli sperimentatori alla Bukowski e degli anni 70. Non smettila, mi scusi. Siamo nel 2020, basta, non c'è nulla. Con Bukowski, basta. Bucco, spoiler di ordinaria follia. Dolci, i tuoi libri da 1 e da 5. Allora, quest'anno ho dato una stella una volta sola e l'ho data a La donna eterna, oppure She, di Rider Haggard, che è un libro, scritto negli anni, credo, 60, maschilista, arretrato, una cosa... Stronzo. Ah no, ma chi è dell'Ottocento, quindi ci sta. È proprio il prodotto dell'Occidente imperialista che va nell'Africa nera, scopre l'inglese, la civiltà antica, dove c'è la donna immortale bianca che...
sta sopra gli altri, bellissima, dannata perché è innamorata di un bellissimo bianco maschio, che eccetera. Cioè, bravo, una cosa illeggibile, cioè, però vabbè, lo perdoniamo perché era il secolo, due secoli fa, no. Casa editrice? Una stella. L'hanno chiusa la casa editrice. Che aspetta, casa camp, editrice, non lo so, edito da Newton Compton. Più o meno, dai. Almeno l'edizione che ho letto io. E invece, sempre quest'anno, ho dato 5 stelle, alla fine ho visto 7 libri, hanno preso 5 stelle, quindi meno del 30%. Tanti sono in realtà. E allora, chi mi ha molto stupito, ma molto stupito, Williams Augustus in latino, Augustus in inglese. Sì, ho letto Stoner, è bello. È un romanzo epistolare e a me fanno schifo i romanzi epistolari di solito, quindi l'ho cominciato dicendo aiuto, però lo devo leggere perché questo è il secolo in cui è ambientato il mio romanzo, quindi per forza, cioè, devo sapere quello che è scritto, quindi ero le pessime intenzioni, invece sono rimasta stupefatta di come è riuscito attraverso le lettere e i documenti a costruire una narrazione che è una vera narrazione portata avanti dai personaggi, in cui nella prima parte noi non vediamo mai Ottaviano come personaggio che parla, cioè come punto di vista, noi lo conosciamo attraverso il punto di vista delle persone che erano intorno a lui, mentre nell'ultima parte arriva la sua voce, cioè mentre lui sta per morire, insomma gli ultimi anni della vita, e sono rimasta molto colpita perché era una cosa difficilissima da fare. Però non ci devi leggere tutta la recensione di Goodreads, hai voluto scrivere una lettera all'autore, eh? Pensate, mi curiosisci perché lui mi piace come autore, perché Stoner è stupendo, ha fatto quindi una cosa impossibile, cioè non fatelo, cioè lo poteva fare soltanto lui, una cosa del genere. Lui ha scritto 3 libri, e deve avere, se questi qua già 2 sono bellissimi, allora il terzo cos'era, quello Butcher Crossing, non mi ricordo più, quello dei bufali lì che va a caccia, non lo so. Quella è una roba. Sarà una bufala. Ma Deborah, volevo sapere, ma il tipo il postino che braccia doveva avere per portare in giro tante tavolette di cera di questi che poi andavano a comporre questo romanzo epistolare? Era così? Era non scrivevano macista. Le lettere sulle tavolette di no, cera. Davvero? E dove le scrivevano? Sui papiri, no? Non è vero. I papiri. E poi li attaccavano sulle tavolette. Anzi, le tavole di bronzo direttamente. Quelle erano più leggere. Allora. No, no, allora. L'età del bronzo. Spedivano i Fox. Esatto. Bene. Ma io direi che gli altri possiamo anche saltarli, va bene, sì, così. Come? No, le voci più autorevoli le abbiamo sentite. Scusi, direi che possiamo, siamo a posto. Mi scusi, non da stelline, quindi non fa questo. Esatto. Matteo, c'hai il bias sopra. Dai, no, però lo volevo sapere. Uffa. Secondo vi dico, me dai, la da gente 5. Lo vuole sapere. Dai, da 5. Scrivete nei commenti se volete che diciamo quali sono i nostri 1 e 5 stelle. Datemi ragione. No, aspetta, facciamo così. Allora, adesso stai per dire il titolo, Mantoani, di quello delle 5 stelle, però ti muti il microfono, lo dici e noi dal labiale lasceremo intendere cosa ti è piaciuto, però non lo so. Vi faccio la musichetta. No, 9 settimane e mezzo, cos'è? Padrino. Ah, Mario Puzzo. Puzzo. Vabbè, quello è da 5 stelle, secondo me. Io sì. 5 stelle. Bravo, stupendo. Mi sei piaciuto, Mantoani. Un'interpretazione di Mario Puzzo indimenticabile. Fortuna che siamo nello schermo, altrimenti di presenza Mario Puzzo, insomma. Si sente. Ottimo, ottima chiusura, direi. Dai, esatto. Questa puntata interessantissima. Di altissimi livelli, bravo. Grazie ragazzi. Scriveteci i vostri 1 stella, 5 stelle. Oppure consiglio o non consiglio, che invece oppure, ecco, sì, pollice come fagiolo. Come Mantoani ci ha proposto. Buona serata a tutti, è stato divertentissimo. E alla prossima, che potete trovare qui sopra, qui e qui. Ciao. Ciao. Non rubate.